Buonasera. Buonasera. E piacere. Stasera vediamo Un giorno perfetto, un film che con tanti attori, qualcuno forse io l'avrà visto già 10 anni fa o anche dopo, so. Comunque non prima perché non è uscito, ma no, ti ho dato le gambe, ah, ma il film l'ho visto 20 anni fa, però l'ho ancora uscito. E che poi è anche una coincidenza, nel senso che sono 10 anni che è stata istituita la giornata contro la violenza sulle donne, dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, in memoria di 3 donne nella Repubblica Dominicana che vengono uccise credo nel 1960. E per cui quindi sono due debutti in contemporanea, la giornata e il film di Isabella Ferrara. Dico, ho finito tanti attori, ma uno protagonista, no? Non perché sta qui quando abbiamo fatto incontro con Valerio Mastandrea, ha detto che era lui, ma insomma, però... perché vedete che, come dire, pian piano che il film si costruisce, pian piano che vediamo passare le storie di tanti personaggi, storie, pezzi di storie, frammenti, a volte per alcuni personaggi alla fine vedrete sapremo pochissimo, vedrete che tutto sommato il personaggio centrale di questo film è Isabella. Questo è anche il motivo per il quale abbiamo scelto questo film per questa giornata, perché noi giornalisti hanno inventato questo nome femminicidio. E tanti dicono, ma no, perché il femminicidio? Un omicidio, un assassino, perché non dire assassino? No, sono proprio, insomma, perché in alcuni casi, anche in molti casi, se la vittima è donna, c'è qualcosa in più di più tragico, di più drammatico, perché non viene colpita soltanto la persona, ma viene colpito quello che la persona rappresenta. E molto spesso quello che la persona rappresenta a livello proprio archetipico. E io immagino che molti uomini non lo capiscono, molti uomini che abusano, che compiono questa violenza, non lo capiscono neanche che questa paura del femminile è una paura antica. E quindi tanto più fa paura, insomma. Nelle storie della tradizione orale, le nostre, l'italiano non solo, la strega non è quella della Chiesa Cattolica, cioè il male assoluto, la personificazione del male. La strega è una donna che molto spesso l'uomo, gli uomini attorno a lei non sanno che è una strega, ma quando la vengono a sapere la temono, e normalmente non è un personaggio negativo, è una donna molto forte, così forte, con dei poteri così straordinari, una super donna, è una oltre donna, cioè dei poteri così straordinari che l'uomo si impaurisce. Molto spesso nelle storie di tradizione orale l'uomo muore proprio. Per cui dico, questa paura che l'uomo ha del femminile, del maschio ha del femminile, è una paura antica. E in questo film vedrete che il personaggio di Mastandrea vive questa situazione tragica, poi tragica, nei confronti della donna, di Isabella Ferrari, della moglie, ma nei confronti del suo mondo proprio. Proprio all'inizio, dico solo questo, cioè, non avrebbe raccontato che avete il film, proprio all'inizio vedrete Valerio Mastandrea che sta sotto casa, nella casa dove vive lei, che è andata via dalla sua casa, dove invece Mastandrea è rimasto. Quindi quell'idea del possesso maschile della donna, lui ci è rimasto, però gli è rimasto solo una scatola vuota, che è la casa. Questa casa nella quale lui c'ha ancora un potere, però è un potere che diventa ogni momento più folle. Nella casa dove sta lei, lui rimane fuori. Resta fuori, non suona neanche il campanello, ci sarà un momento che fa una telefonata e parla con la madre, che è Stefano Sandrelli. Per cui dico, per questo questo film è centrato in una giornata come questa, perché il problema è proprio questa violenza che viene compiuta nei confronti del femminile. Non spara una donna perché mi ha fregato il posto nel parcheggio, come certe volte succede, insomma, che le persone si ammazzano anche per questo. Ma uccido quello che rappresenta, anzi, uccido quello che rappresenta, che non capisco, non comprendo, che mette paura. Ma sì, ma l'ho fatto io, l'ho fatto Isabella Ferrara. Per cui, vorrei chiedere, molto semplicemente, come lei ha vissuto
la costruzione di questo film, perché poi un attore non è che va sul set e fa film, cioè nel senso, né tantomeno lo fai con uno spettacolo teatrale, fai le prove e poi debutti e lo fai tutto insieme. Il film si costruisce lentamente, si costruisce nei mesi precedenti. Sì. Sì, questo tra l'altro è un film che io ho tanto tanto voluto fare, avevo letto il libro da Mazzucco e poi quando ho saputo che Fesa ne stava facendo un film, ho appena girato con lui Saturno Contro, mi sono molto esposta, come forse non ho mai fatto in vita mia, e ho cominciato a scrivere dei messaggi, degli sms, perché ci tenevo molto a questa Emma, ecco, proprio leggendo il libro sentivo che evocava un mondo dentro di me, quindi comunque senza poter dire proprio per incapacità mia o per pudore forse nello spiegare come un attore costruisce un ruolo, poi un ruolo come questo. Sicuramente ho messo moltissimo di mio e poi ho fatto cose diciamo anche ad esempio ho visto un tuo documentario che mi hai fatto sul call center, che sei una lavoro in un call center però mi è venuto in mente poco fa e volevo leggere sempre cosa pensata 5 minuti fa, l'SMS che avevo scritto a Fezzan. Avevo scritto: Emma è un ibrido, bruna eppure bionda, vecchia eppure giovane, incolta eppure colta di esperienze e di volontà di conoscere per provare meraviglia. Dal fisico maturo, un po' pingue, ma ancora elastico, dolce ma non remissiva, più volte madre, ma ancora sognatrice individuale. Una donna che aspira a una nuova stagione, a rinascere, pure tra mille sensi di colpa, che spera in un proprio rinascimento personale. Questa donna lascia semplicemente un marito. Come prepararsi a un ruolo così, alla violenza domestica? È qualcosa che tu senti in televisione, pensi che è così, che può essere molto lontano da te, e invece proprio preparando questo film mi sono resa conto quanto era immensa questa cosa, quanto era vicina a me, e adesso che lo presentiamo 10 anni dopo, quanto ancora esiste, quanto non si denuncia, proprio perché è una violenza che si consuma tra le mura domestiche, che racconta di donne che non hanno paura ad uscire di casa, ma che hanno paura a rientrare in casa, che racconta donne normali che vanno al lavoro con la camicia a maniche lunghe per nascondere i segni, donne che hanno dei figli, che hanno studiato, che hanno un lavoro, che hanno dei genitori, che sono, tra virgolette, appunto dentro una famiglia per bene e quindi non riescono a denunciare. Il 90% di queste donne non denuncia. Questa era la mia Emma. C'è tanto da dire, c'è tanto. Fa parte anche di uno, forse è l'unico personaggio che mi sono portata a casa, ma volentieri. Sono di quei personaggi che un po' mi ha fatto male, perché comunque non uscivo, tornando a casa, mi attaccavo proprio ai miei figli e alla mia quotidianità. Ma non mi bastava fare una doccia per togliermi il dosso a Emma. Perché è un film tanto bambino, appunto, di Nana Mazzucco. Qui chiaramente io ho rivisto il film questi ultimi giorni e quando l'ho visto non so se lo sapevo, quando la cinema aveva un film e basta, non avevo letto il libro di Nana Mazzucco, per cui ho visto un film. E, però adesso rivedendolo e sapendolo, insomma, questa cognizione, insomma, il fatto che fosse tratto da un libro,
ho pensato, e probabilmente ho pensato anche sbagliato, che è un film letterario, ma non nel senso negativo, come dire no, questa è letteratura, non viene nel cinema. In genere si tende sempre a offendere, insomma, con la letteratura, il cinema. Io per esempio personalmente quando cominciavo a fare teatro tutti dicevano no, ma questo non è teatro, questa è narrazione, racconto. Poi facevo le cose in televisione, non bella sapere che fa teatro, ho fatto un film, ma è sempre detto che era teatro televisivo, cioè, no, così, perché sei un po' offeso, no? Si vede che fai teatro, una volta significava sei bravo come attore, adesso no, vabbè, non importa. Però no, questo è un complimento, cioè un dato positivo. Tant'è che, questo non te l'ho detto, però vedendo pensavo ad un altro film completamente diverso, che però è America Oggi di Robert Altman. Completamente diverso, però c'è un elemento che, come dire, in due film così diversi, in due registi così diversi, in due mondi così tanto lontani, la comuna, che è l'idea che i personaggi puoi mettere insieme in una storia, per questo parlo della letteratura, cioè la storia è una, ma i personaggi non è detto che si debbano incontrare, non è detto che le loro storie, i loro destini proprio si debbano incontrare. In America Oggi non si è partito da un libro, ma da un'insieme di racconti che erano un cadere. E anzi, qualcuno ha detto pure perché deve mettere insieme dei racconti diversi e far incontrare i personaggi. Ma appunto in America Oggi, che poi già il titolo, insomma, ce lo racconta, parla di, come dire, parla dell'America attraverso alcuni personaggi che è un po' come se venissi per tolte alla finestra, qualcuno che in 30 anni ha incontrato tre volte al bar sotto casa, però una piccola relazione con quella persona lì ce l'hai. E appunto, e lo vedrete nel film, di alcuni personaggi vediamo poco, sappiamo quasi nulla, ma anche un ritorno alla fine, verso la fine, insomma, nell'ultima parte del film, o anche Angela Finocchiaro, in due momenti del film. Cioè, nella storia e nelle relazioni tra gli elementi in generale, quindi i luoghi, o Stefania Sandrelli che è la madre di Emma, lei non c'è relazione con nessuno, c'è relazione soltanto con Emma, e c'è una telefonata con Valerio Mastandrea che è contro il suo marito. Però poi nella storia tutti questi personaggi tengono insieme la struttura, e per questo dico è un film con un pensiero letterario molto, molto importante. Eppure al centro c'è tutto quanto gira, anche quello che la sfiora appena, gira attorno a questo personaggio, e in fin dei conti racconta la violenza che questo personaggio subisce, anche se poi vedrete non è una violenza che ricade tutto su di lei, perché è violenza e non è adesso io sparo a Isabella Ferrari perché ci ho litigato, no, è qualcosa di molto più, da un certo punto di vista molto più concreto, molto più, però anche molto, molto più antico. Però tu sei una donna che lavora, e stamattina, ieri mattina, non mi ricordo, Concilia De Gregorio scriveva la donna sul posto di lavoro molto spesso è amata se è segretaria, insomma, no, per cui si sta in una condizione di subalternità, anche lì dove, no, il figlio, no, ti chiamano, adesso chiamo la ragazza, e arriva una signora, dice una ragazza, tipo, da me dicono il ragazzo, io dico il ragazzo è il mio figlio, insomma, no io. Però questo è un modo che ormai esiste da qualche anno, non da moltissimi anni. Ragazzi, io chiamo i ragazzi, adesso vengono i ragazzi, no? Vengono i ragazzi, sono due bacchini di 70 anni. Non sono ragazzi, sono due lavoratori, sono due. È una maniera, puoi dire, gentile, soft, di dire tu sei comunque in una condizione di subalternità rispetto a me. Io sono l'avvocato, io sono il dottore, quello è il ragazzo, anche se abbiamo la stessa età. Per cui questa segretarizzazione della donna, oppure diciamo la donna è la sorella di, la figlia di, la moglie di, l'amante di, così. E quindi come dire, acquista un valore perché c'è comunque un uomo, anche questa è una cosa molto antica. Sai che in Italia si chiama, adesso diciamo cornuto all'uomo, se la donna gioca un altro. Una volta si diceva venuto anche del padre della donna, del fratello della donna, cioè, come dire, quelli che tutelavano la femmina di casa erano i maschi. Ci sono addirittura alcune culture dove quando moriva il padre e la madre restava viva, questo lo raccontava Daniel Nossi, che era antropologo, e
il figlio non veniva lasciato dalla madre, ma veniva lasciato dal fratello della madre, che era Fortina, cioè, perché quella era Nuova Guinea, quindi sarà anche molto lontano, evidentemente per una cosa. Per cui ecco, dico tu, come donna nel tuo settore del mercato del lavoro, no? Che è lo spettacolo, in particolare del cinema, ma non solo, perché poi fai teatro, televisione, tante cose. Tu come l'hai vissuta, insomma? Perché tu poi peraltro hai cominciato a lavorare che eri molto giovane. Beh, tante cose, sì, ho cominciato a lavorare a 17 anni, sono il mio veramente svalutata nel lavoro della mia madre. Stato nel vuoto senza fare nessun tipo di scuola e vabbè, questa è un'altra storia, la mia storia. Come attrice ho sempre faticato a trovare comunque lavoro, cioè lavoro nel senso di un buon ruolo, un ruolo da protagonista, e poi anche quando l'ho trovato in qualche modo so che ero pagata meno dell'attore maschio, quindi diciamo questa è una cosa a cui ci siamo ahimè abituati. Poi le americane sfondano la porta, denunciano questa cosa, no? Ne parlano tranquillamente, noi sappiamo che è giusto, però di fatto non cambia niente, ancora oggi per i protagonisti al cinema e forse anche a teatro sono più buoni. Poi ho subito anche altre cose, ho subito il potere dell'uomo. Ho iniziato a lavorare molto giovane e in qualche modo mi sembrava anche a me che molte cose non si dovessero dire, non si dovessero denunciare, pensavo che si facesse così. E sono andata avanti. Penso che fare questo mestiere, poter mettere il mio vissuto nel mio lavoro è un vero regalo, è un vero regalo. Posso mettere sicuramente molte emozioni. Però l'ultima cosa che ti chiedo è per Sanio, la parola molto interessante che sentivo è che lei diceva, perché è anche un film di 10 anni fa, adesso non mi ricordo quale anno preciso, quale mese, quale giorno. No, 2008 sì, me lo ricordo, no? Quando in questo paese abbiamo cominciato a incolpare gli immigrati di tutto, insomma. Cioè, no, prima era si rubano il lavoro. Mi ricordo forse anche di Santi che c'è una battuta, i papi polacchi rubano il lavoro per gli italiani, insomma. E no, anche perché no, anche mia sorella si fa la badante per 600 euro al mese, e ma fortuna, ma insomma, a parte questo, non so in quale momento, in quale periodo è cresciuto questo odio. Penso che però già 10 anni fa ci avessimo idee non troppo chiare, però ci avessimo idee che. Questo film vediamo che ecco, probabilmente vedendo il film non ce ne accorgiamo tanto, o meglio ce ne accorgiamo se lo sappiamo, non ce ne accorgiamo tanto perché giustamente è un film, quindi vediamo il film, la bellezza di un film, la prova degli attori, la capacità del regista, la fotografia, la musica, tutte quelle cose che fanno parte del film e che spesso lo spettatore medio non vede. Cioè non è che dice, però essere al film, io ho mai sentito uno che non fa cinema che dice, però che montaggio straordinario, no? Cioè, che fotografia, così. Mentre poi il cinema cioè il linguaggio del cinema è fondato su quello, insomma. Però questo qui cambierà quando al posto dei professori di storia del cinema andranno a insegnare in università, appunto, i montatori, direttore della fotografia, le segretarie d'edizione, insomma, no? Vabbè, ma a parte questo, io forse non ce ne accorgiamo perché si chiama la bellezza, insomma, la forza del film. Però in questo film, rispetto a quella che è la nostra idea di violenza sulla donna, la situazione si rovescia. Lei va in periferia, ma non è la periferia che è violenta, anzi, la periferia è la casa della madre. Una scena che vedrete di Stefania Sandrelli con la giovane attrice, insomma,
in cui Stefano Zaccani fa le carte, diciamo, per continuare la stessa raccontazione. No, vabbè, non è la storia, cioè, sì. No, è, anzi, è una scena che fino ad un certo punto è leggera proprio. È proprio da commedia, è la parte più divertente. Sì. Per cui, come dire, non è un film fatto oggi, quindi non è oggi che rovescia la nostra idea preconcetta della violenza. Però rivedendolo oggi, insomma, e io penso che già la rovesciasse 10 anni fa, rivedendolo oggi, cioè, un po' di punti li mette in fila rispetto a quello che pensiamo degli immigrati violenti che spacciano, eccetera, eccetera. Questa è una violenza molto più chiara, insomma, più umana, che certamente, quasi certamente, sta dietro tante violenze fatte nelle periferie, fatte dagli immigrati, fatte dagli americani, insomma, dai militari, eccetera, eccetera. Però proprio perché è presentata in maniera così pulita e in un certo senso rovesciata, a me sembra più leggibile, insomma, più chiaro. Certo, raccontata la prigione dell'amore, comunque, quindi è anche molto, ahimè, universale. Beh, io ringrazio Isabella Ferrari, perché...